sei spesso critico nei confronti dei sacerdoti, come mai? I sacerdoti sono un grande dono che Dio ha dato all'umanità. Solo la nostra religione ha la presenza di questo particolare tipo di sacerdote. Quindi è molto importante la funzione dei sacerdoti. Io critico l'operato di certi sacerdoti che non è in conformità con la parola di Dio. Grazie ai sacerdoti, quindi al ministero consacrato, come si suol dire, e com'è, ovviamente noi abbiamo il battesimo, abbiamo la cresima, abbiamo la confessione, quindi il perdono dei peccati quando ovviamente se il sacerdote incontra la contrizione e il pentimento, e l'Eucarestia. Solo il sacerdote cattolico può donarci l'Eucarestia, la presenza reale di Gesù sotto le spoglie del pane e del vino. Quale altra religione può donare Dio attraverso questo sacramento, attraverso il pane e il vino, con tanti segni che poi Dio ha donato all'umanità a questo riguardo, il miracolo di Lanciano, l'Episcopo di Siena, Bolsena e tanti altri miracoli eucaristici. Quindi ha confermato la presenza reale di Gesù Cristo sotto le spoglie eucaristiche. Presenza che viene valorizzata persino dai demoni e dai satanisti che cercano di procurarsi le ostie consacrate, non semplicemente dal pane o dal vino come parodia, ma delle particole consacrate per i loro riti dissacratori. Quindi il demonio stesso, i satanisti, che conferma pure lui la presenza reale di Cristo in Eucaristia. Solo il sacerdote ci può donare l'Eucaristia, può fare in modo che ci sia la trasformazione durante la messa del corpo del sangue di Cristo. Il pane e il vino si trasformano veramente nel corpo del sangue di Cristo, quindi è un'importanza particolare. Il sacerdote è importante anche nella predicazione, se è conforme alla parola di Dio, in sintonia con la parola di Dio, perché il dovere del sacerdote è anche diffondere la parola di Dio. Diversamente scatta ciò che è scritto nel profeta Malachia: prenderò gli escrementi, i vostri sacrifici, e vi ributterò sulla faccia se non avete predicato ciò che io vi ho comandato. E rimando alla lettura di questo passo biblico che non viene mai letto durante le messe, chissà perché. Quindi l'importanza sacerdote nel bene e nel male è fondamentale. Ma esistono nella nostra epoca dei bravi sacerdoti? Certamente in tutte le epoche esistono dei bravi sacerdoti. Io ne ho conosciuti e ne conosco di bravissimi sacerdoti, senza scomodare dei sacerdoti carismatici, padre il compianto padre Tardif, padre Dario Betancourt, padre Bill e altri sacerdoti che attraverso la concretezza del Vangelo, imponendo le mani, facendo le preghiere di guarigione, hanno permesso a Dio di continuare ad operare dei prodigi anche nella nostra epoca attuale. Poi, se poi pensiamo al patrono dei parroci che è il Santo Curato d'Ars, che il bene fatto dal Santo Curato d'Ars, San Giovanni Bosco, sacerdote pure lui, quindi è inutile che stia a dire o sottolineare l'importanza di San Giovanni Bosco, ad esempio. Per cui è molto importante questo compito, è fondamentale se ben eseguito, se invece è male eseguito provoca gravi danni nella società. Pensiamo agli scandali della pedofilia. Io ho conosciuto un sacerdote, un bravissimo sacerdote morto in concetto di santità, che mi diceva che da giovane in seminario era stato molestato, quindi da alcuni sacerdoti del seminario, ad esempio. Quindi possono provocare gravi danni o possono addirittura invece valorizzare. Conosco, ripeto ancora, dei sacerdoti che per esempio soffrono di un certo andazzo nella Chiesa, soffrono pure loro quando vedono che a tutti i livelli o a certi livelli non si predica la parola di Dio, non c'è un comportamento conforme alla parola di Dio, ma antitetico alla medesima. Ne conosco, ne ho conosciuti e ne conosco, che ogni giorno svolgono, tra le sofferenze ovviamente e se vogliamo tra le varie persecuzioni, il loro ministero chiaramente nel migliore dei modi. E spesso vengono anche attaccati. Oh, per carità, cioè, ma il martirio della parola, nessuno parla mai del martirio della parola.
Ma il martirio della parola è la predicazione del Vangelo, così com'è, non il Vangelo edulcorato, politicamente corretto, depurato dalle cose che danno fastidio al mondo. No, non parliamo di quel Vangelo, parliamo del Vangelo che viene riportato nella Bibbia, che viene letto in tutte le messe di questo mondo. Questo Vangelo, quando un sacerdote predica veramente in conformità al Vangelo e cerca di applicare il Vangelo nella sua interezza, viene perseguitato. Pensiamo a quel povero Padre Pio, che semplicemente confessava tutti i giorni, pregava tutto il giorno, celebrava le messe. Se pensiamo alle persecuzioni che ha dovuto subire, è incredibile, incredibile. Che cosa devono fare i fedeli nei confronti dei sacerdoti? Allora, i fedeli devono fare due cose: innanzitutto pregare anche per i loro pastori, logicamente, come si prega per tutti nel mondo, per la conversione, pregare per la conversione di tutti, quindi anche dei loro sacerdoti o dei sacerdoti in generale, che tutti abbiamo bisogno di conversione, anche i sacerdoti, anche i vescovi, anche i cardinali, anche i papi hanno bisogno di preghiere per la conversione. Abbiamo avuto anche dei papi nell'arco della storia che sappiamo, quindi non certo degli stinchi di santi, e qui non voglio fare l'elenco dei loro peccati, di alcuni di questi, pensiamo soltanto, un esempio eclatante che tutti conoscono, a Rodrigo Borgia con tutta la sua famigliola di Borgini. Che cosa hanno combinato? Tanto per dire, era un papa regolarmente eletto, è stato papa, nessuno ha mai smentito la sua qualifica di papa, per capirci. Quindi a tutti abbiamo, io per primo che parlo, abbiamo bisogno di preghiere per la conversione, quindi i fedeli devono pregare anche per la conversione di un pastore e devono correggerli quando chiaramente non si comportano in conformità del Vangelo, devono dirglielo, devono scrivere, o scrivere anche alle autorità superiori, perché è giusto e doveroso scrivere, la stessa Chiesa lo fa presente in un documento specifico, se c'è qualcosa che non è conforme, bisogna scrivere. E infatti nel Vangelo si parla di correzione fratelli. Correzione fratelli, San Paolo, il classico esempio di San Paolo, quando San Paolo ha corretto, chiaramente, ha corretto il Papa Pietro, che non si comportava in conformità con quanto detto dal Signore. E quindi gliel'ha anche detto e rimproverato, quindi il rimprovero, attenzione, correttivo, non un rimprovero denigratorio e basta, ma correttivo, quindi preghiera per la conversione, per l'aiuto da un lato, e nel contempo invece correzione quando necessario. Non bisogna star zitti, soprattutto non bisogna ridere, non bisogna ridere come è successo quando un prete durante la messa ha detto non recito il credo perché non ci credo, e i fedeli presenti si sono messi a sghignazzare e a ridere. Non c'è niente da ridere in quel caso, bisogna dire a questo sacerdote: se non ci credi, togli la veste, cambia mestiere, non puoi star qui a continuare a fare il prete, a mangiare e bere, te ne vai, esci e fai un altro mestiere. Non ci credi? Fai un altro mestiere, farai il giornalista, farai il politico, farai il sindacalista, farai tutto quello che vorrai, ma non puoi star lì, non star lì a ridere, questo è grave. Ok, grazie.